puoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Datemi del tu e continuate a chiamarmi semplicemente Don Claudio. Parola del sessantenne Monsignor Claudio Cipolla, che nominato da Papa Francesco presule di Padova il 18 luglio scorso, è stato ufficialmente ordinato vescovo ieri nella Basilica Concattedrale di Sant'Andrea a Mantova, sua diocesi di appartenenza, nella quale, tra i tanti ruoli, ha ricoperto quelli di direttore della Caritas e di parroco. La celebrazione è stata officiata dal vescovo di Mantova, Roberto Busti, insieme con il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, e il vescovo emerito di Mantova, padovano di nascita, Egidio Caporello. Prima della celebrazione Don Claudio ha parlato con la stampa. Quando ho incontrato il Papa, dice, non sapevo bene come rivolgermi a lui. Allora gli ho detto buongiorno e ho visto che lui ha gradito molto. Poi mi sono presentato. Sono il nuovo vescovo di Padova e lui mi ha salutato calorosamente. Tutti mi dicono che lei è la persona giusta. Credo che mi abbia scelto perché sono stato parroco, per l'esperienza in Caritas, perché non ho mai avuto ambizioni di carriera. Certo, la confessione del presule, mi avvicino a questo nuovo incarico con preoccupazione e la mia speranza è di riuscire a rimanere quello che sono, al di là dei titoli, del cerimoniale e del ruolo. Don Claudio, come vuole essere chiamato, verrà accolto con una gran festa in città il prossimo 18 ottobre. Tragedia in Germania, un ragazzo di 23 anni è morto per una forte influenza. Vediamo. Da qualche giorno aveva l'influenza. Sabato sera è andato a letto presto e non si è più svegliato. È morto così ad Ansbach in Germania, dove lavorava come gelataio Alberto Polese, padovano dell'Arcella. Ha perso la vita a 23 anni. A dare l'allarme è stata la responsabile del locale in cui da qualche tempo collaborava. Non vedendolo arrivare si è allarmata ed è salita nella camera dove viveva il giovane, nello stesso stabile del negozio, e lo ha trovato immobile, privo di vita. Alberto aveva una forte influenza della quale si era lamentato anche su Facebook. Potrebbe essere stata questa, unita ad una complicazione, a provocare il decesso del ragazzo. Prima di andare in Germania, Alberto viveva insieme ai genitori in via Vecellio, nel quartiere più popolare della città. Era soprannominato il Panda per la sua grande passione per i motori. In Germania, Alberto viveva ormai da giugno nella gelateria dove lavorava e si trovava bene. A ottobre il giovane sarebbe dovuto tornare a Padova per un periodo di vacanza. Il magistrato tedesco, intanto, ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo. Entro fine settimana la salva potrebbe rientrare in città. Zanonato tenta di sabotare la rotatoria alla stanga, dice Bitonci. Zanonato risponde: sono tutte falsità. Vediamo. Sembra una barzelletta, in realtà è tutto vero, nel senso, io ho avuto questa segnalazione da parte della polizia municipale che mi ha detto che è stato avvistato all'interno di una macchina nera l'ex sindaco, che girava vorticosamente attorno alla rotatoria dopo che volesse, insomma, bloccare o no il traffico. Questo ovviamente è una cosa su cui, insomma, ci siamo fermati a sorridere più che altro. Sorridere mica tanto, perché l'ex sindaco non ha preso certo bene queste illazioni. È verosimile che Zanonato, come tutti i padovani, nei giorni scorsi abbia provato la rotatoria con la sua macchina. A Bitonci è arrivata invece la notizia che l'ex sindaco stesse tentando di provocare traffico nella rotatoria. Tutte bugie, dice Zanonato, europarlamentare che si trova in Ungheria per impegni istituzionali. Bitonci sta guardando affondare questa città e non fa nulla, e se ne sta come una principessa addormentata sul fagiolo, dice. La replica di Bitonci è che il centrosinistra è solo invidioso per tutto quello che la giunta sta facendo e che l'ex giunta invece non ha avuto il coraggio di fare. La polemica deve essere incentrata su questo, perché è stato annunciato per 20 anni alcune cose. Oggi parliamo di Fiera, per esempio, è 20 anni che dovevano essere rimosse i tetti in Ethernet, l'abbiamo fatto noi, 3 milioni di euro di investimento, e venite a vedere venerdì quale sarà il risultato. È la rotatoria della stanga, ne hanno parlato per tanti anni ma non hanno fatto assolutamente nulla. Ecco, quindi ci ridiamo sopra e diciamo all'ex sindaco: vada pure e continui a girare attorno alla rotatoria per godersi questa opera che lui non è riuscito a fare. Insomma, i rapporti tra giunta e opposizione non sono certo distesi. La battaglia politica oggi più che mai si combatte anche sul traffico.
Abbiamo sentito proprio la battaglia sul traffico e proprio sul traffico è incentrato il nostro TG Linea Aperta di questa settimana. Trasporto pubblico, corse bus, cosa cambiare? Diteci la vostra con un SMS o mandateci una mail ai numeri e agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Antenna, il primo cittadino dopo la manifestazione di sabato, annuncia di aver proposto un'altra area per l'antenna che sta sorgendo, che è sorta a Terra Negra. Vediamo. Sabato scorso erano circa 500 per chiedere all'amministrazione di abbattere l'antenna che sta sorgendo a Terra Negra. E oggi, in risposta alle proteste, il sindaco Bitonci ha immediatamente chiesto le dimissioni del consiglio d'amministrazione dello SPES, l'istituzione pubblica padovana di assistenza e beneficenza che è proprietaria del terreno su cui sorge l'antenna. Il sindaco chiede inoltre una commissione d'inchiesta che valuti le responsabilità del presidente dello stesso SPES, Dino Scantamburlo, ex parlamentare del PD. Bitonci ha inoltre offerto al proprietario dell'antenna un terreno in una zona diversa a titolo gratuito. Su piedi di guerra però anche il Movimento 5 Stelle che attacca la gestione con cui è stata scelta l'area per costruire il traliccio. L'appello in questo caso è rivolto all'amministrazione e a come vengono prese le decisioni per la costruzione di queste strutture enormi, perché il fatto che siano utili nessuno lo mette in dubbio, ma c'è comunque bisogno di avere più dialogo fra amministrazione e cittadini per trovare dei luoghi consoni che vadano bene a tutti, così invece una persona dalla mattina alla sera si vede, non vede più il tramonto, per capirsi. Il primo cittadino controbatte però che l'amministrazione comunale ha le mani legate dalla legge Gasparri che ne limita i poteri. Caso Anci, oggi il presidente nazionale Piero Fassino era a Borgorico per un incontro istituzionale e ha duramente criticato il sindaco Bitonci. Vediamo. Anci Veneto chiede maggiore attenzione al governo in vista della legge di stabilità per il 2016. Maria Rosa Pavanello, numero uno dei primi cittadini, sottolinea il problema degli avanzi di amministrazione. Il grossissimo problema che veramente sta diventando proprio ingestibile e che è anche incomprensibile sia da parte dei sindaci ma anche dei cittadini è il problema degli avanzi di amministrazione dei nostri comuni. Abbiamo una proiezione di quasi 1.800.000.000 di avanzo di amministrazione dei nostri comuni del Veneto. Una cifra importante, i sindaci chiedono di poter agire con maggiore libertà. Il messaggio a Renzi è chiaro, fateci fare gli investimenti. Aiuteremo anche una ripresa dell'economia, oltre che ad aggiustare le strade e mettere in sicurezza gli edifici, e poi non parliamo dei canali e tutto il tema, insomma, del rischio idrogeologico. Ma faremo più cose, voglio dire, permettendoci di usare queste risorse che sono soldi dei cittadini, ecco, lo ricordo, sono soldi dei nostri cittadini che è impossibile utilizzare ad oggi con queste regole assolutamente stringenti. A Borgorico, dove l'Anci ha organizzato il focus sulla finanziaria del prossimo anno, era presente anche il presidente nazionale Piero Fassino, che risponde così al primo cittadino di Padova, Massimo Bitonci, che si è detto pronto a uscire dall'associazione. Penso che il sindaco Bitonci non ha mai messo piede nell'Anci, quindi dubito che possa conoscere che cos'è l'Anci, visto che non l'ha neanche mai vista. L'Anci non è un'organizzazione che è pregiudizialmente contro un governo o pregiudizialmente a favore di un governo. Forse è questo che vorrebbe Bitonci, ma non è il nostro compito. Noi rappresentiamo 8.000 comuni e tra questi 8.000 comuni ci sono amministrazioni di tutti i colori, quindi il nostro problema non è identificarci con un colore politico, è quello di tutelare i comuni. Parliamo ora di sanità. A fine anno il commissariamento dello IOV finirà e sarà il presidente Zaia a decidere il mio futuro. Le parole sono di Domenico Mantoan, segretario regionale della Sanità Veneta, che negli ultimi 2 anni è stato manager dell'ex ospedale Busonero, centro di eccellenza per la cura delle malattie oncologiche. Nel fare un bilancio positivo di questa esperienza, Mantoan ha anche puntato sulla ricerca e ha detto che al centro di ricerca di Legnaro è arrivato un nuovo sofisticato macchinario che consentirà di realizzare nuovi farmaci sperimentali. Cambiamo ora decisamente argomento, torniamo sul caso dell'area del parcheggio dell'Euganeo concessa in uso ad un'associazione cappeggiata tempo fa da un ultras denunciato. Il PD non accetta le critiche della Giunta e passa al contrattacco. Vediamo.
non confonderei la concessione di uno stadio che era la Piani per una serata in una situazione di emergenza durante la disastrosa gestione di Pennocchio con una concessione ventennale di un bene pubblico. Credo che l'assessore si debba davvero vergognare. Mai avuto rapporti con gli ultras, l'ex assessore Zampieri passa al contrattacco e punta il dito contro l'amministrazione. Manipolano la realtà, ma sono stati colti in fallo. L'esponente del PD ricorda la frequenza degli insulti ricevuti dal popolo della curva durante il periodo del suo assessorato. In passato i rapporti tra me e tra l'ex sindaco Zaronato e la tifoseria ultras erano legati solo a montagne di insulti che ricevevamo in maniera molto volgare, comprese anche locandine che irridevano al sottoscritto, al sindaco, eccetera. Per Zampieri il fatto che il comune abbia concesso gli spazi fuori dalla biglietteria dello stadio Euganeo per 20 anni è gravissimo. Poi ricorda il passato sportivo dell'assessore Rampazzo. Si rammarica e dice: è un peccato, ha perso i valori della correttezza e della realtà. Questo modo scomposto di reagire dell'assessore dimostra soltanto che l'abbiamo beccata con le mani nella marmellata a concedere per 20 anni un'area pubblica per fare un favore agli ultras. Ecco, io credo che l'assessore farebbe bene a occuparsi prima delle società sportive, dove tanti genitori, tanti bambini si danno da fare per garantire la qualità della vita nel nostro territorio. Ed ora alcune notizie in breve di cronaca dalla città e dalla provincia. Incidente sul lavoro questa mattina a Vigonza, un operatore ecologico di 54 anni si è ferito ad una mano mentre stava sistemando dei cassonetti dell'immondizia. Sembra che il collega abbia azionato la macchina elevatrice mentre l'operatore stava svuotando i cassonetti. L'operaio, che lavorava per Etra, è stato portato in pronto soccorso. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e la mano non dovrà essere amputata. Furto record ieri sera all'ippodromo delle Padovanelle. La vittima è un operatore di un service di Forlì che stava facendo delle riprese per conto di una ditta che si è appaltata il servizio. L'uomo ha appoggiato la telecamera da 27.000 euro a terra per andare ad avvisare un collega e quando è tornato la telecamera era sparita. La denuncia è stata presentata alla polizia che ora sta indagando. È corso dietro al ladro che aveva appena rubato un oggetto dal mercato in Prato della Valle e lo ha fatto arrestare. Protagonista della vicenda è un 17enne figlio di un poliziotto in forza alla questura di Padova. Il ragazzo sabato stava rientrando da scuola quando ha visto il ladro intascarsi della merce da un banchetto. Gli ha bloccato la mano, il ladro si è dato alla fuga e lui lo ha rincorso e placcato. Poi ha atteso che arrivassero i colleghi di papà, ovvero gli agenti delle volanti che hanno arrestato lo straniero, un tunisino clandestino. Queste erano le nostre ultime notizie, vi ricordo che questa sera alle 21.05 andrà in onda su Rete Veneta il programma di approfondimento Iceberg. A me non resta che salutarvi e arrivederci, a domani.